Fine mese di febbraio e, come di consueto, arriva la seconda stima sul PIL dell'anno precedente. Ricorderete tutti la prima resa nota a gennaio. La crescita del nostro PIL nel 2022 era stata stimata al più 3,9%. Un dato davvero positivo, superiore alle attese, e che ci faceva anche ben sperare per l'anno in corso. Purtroppo però questa seconda stima, resa pubblica oggi, una stima ovviamente più accurata rispetto a quella precedente, riduce la crescita del nostro PIL al più 3,7%. Certo, sempre un buon risultato, ma inferiore a quello precedente. Come noto, la terza stima, che sarà resa nota al termine del mese di marzo, sarà anche quella definitiva. Insomma, si saprà quindi a fine mese il dato ufficiale della crescita del nostro PIL nell'anno 2022. Comunque, il nostro PIL ai prezzi di mercato è risultato superiore a 1.900 miliardi. 1.909 miliardi di euro, ecco, per la precisione. Ad aumentare sono stati gli investimenti fissi lordi, più 9,4%, e i consumi finali nazionali, più 3,5%. Per quel che riguarda invece i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono salite del 9,4%, ma le importazioni dell'11,8%. L'aumento degli investimenti naturalmente deve essere messo in relazione all'incremento avuto dal settore immobiliare, quello dei consumi interni dall'allentamento, diciamo, delle restrizioni, mentre chiaramente il peggioramento dei conti con l'estero è dovuto all'aumento a doppia cifra delle importazioni. Insomma, è stato un aumento chiaramente causato dal maggior costo delle fonti energetiche importate dagli Stati Uniti. Dobbiamo comunque essere soddisfatti? Lo so che se rispondo no, potreste pensare che sono il solito bastian contrario, ma purtroppo, vedete, se vogliamo essere obiettivi e dare informazioni corrette, dobbiamo guardarli tutti i dati. E allora, se guardiamo tutti i dati, scopriamo che questo risultato noi lo abbiamo ottenuto attraverso un rapporto deficit-PIL dell'8%, ossia molto alto. E come tutti sapete, ci è stato permesso dall'Europa un deficit di questa portata solo perché è stato sospeso il patto di stabilità e il pareggio di bilancio, che sappiamo già che verranno reintrodotti nel prossimo anno. Insomma, un rapporto deficit-PIL di quelle proporzioni il prossimo anno ce lo possiamo solo sognare. Non avessimo potuto fare un simile deficit, ossia non avessimo potuto fare un deficit su PIL dell'8%, ovviamente non avremmo avuto una crescita che, come ripeto, al momento viene stimata al più 3,7%. E ora domandiamoci: l'aumento degli investimenti lordi e l'aumento del debito su PIL possono essere messi in relazione? Certamente sì, perché entrambi derivano in gran parte dal celeberrimo 110%. Occorre essere chiari, il 110% ha fatto volare gli investimenti lordi, come non accadeva da anni, ma nulla è gratis, purtroppo. Infatti è una misura molto costosa, una misura che ha pesato sui conti pubblici e che certamente non poteva essere prorogata.
E la conferma è che nel 2022, come detto, il rapporto deficit-PIL italiano si è attestato all'8% contro le stime della NADEF del 5,6%. E l'Istat ha precisato che sul calcolo ha pesato proprio l'impatto dei crediti d'imposta, in particolare del superbonus. La stessa voce ha portato anche ad una revisione peggiorativa dei dati del 2020 e del 2021, pari rispettivamente al meno 0,2 e meno 1,8 punti percentuali. E allora, nel 2020 il deficit si è attestato al 9,7% del PIL, era stato stimato nel settembre scorso al 9,5%. E nel 2021 è passato al 9% del PIL, mentre sempre a settembre era stato stimato al 7,2%. Insomma, avete perfettamente capito, cari ascoltatori. Per quanto riguarda i conti pubblici, abbiamo avuto, diciamo, 3 anni di Bengodi. È vero che il patto di stabilità e il pareggio di bilancio sono sospesi anche per tutto il 2023, quindi anche quest'anno potremmo godere, diciamo, di questo fatto. Ma dobbiamo anche prepararci al 2020, al 2024, quindi già nell'anno in corso l'Europa certamente ci chiederà di stringere i cordoni della borsa. Ed il nostro Ministero dell'Economia lo sa benissimo. Per questo ha pubblicato un comunicato molto chiaro. Sentite, il governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad assicurare un'uscita sostenibile da misure non replicabili nelle medesime forme. La correzione delle norme sui bonus edilizi è stato l'indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, invertendo una tendenza negativa certificata oggi dall'Istat. Il governo è al lavoro per risolvere il grave problema di liquidità finanziaria delle imprese, ereditato da imprudenti misure di cessione del credito non adeguatamente valutate al momento della loro introduzione. Purtroppo poi, nonostante quel che c'era stato sbandierato, ricordate la riduzione delle accise sui carburanti, la riduzione del cuneo fiscale, insomma, non c'è stata alcuna riduzione della pressione fiscale totale. Anzi, per la precisione, la pressione fiscale è ulteriormente aumentata, passando dal 43,4% del 2021 al 43,5% del 2022. Sapete che personalmente sono per un taglio netto, o perlomeno insomma sensibile, della pressione fiscale. Dobbiamo lasciare più soldi nelle tasche degli italiani. Io ho fiducia che li utilizzino meglio di quanto fa l'apparato pubblico. Ma questa mia battaglia, vabbè, la sto perdendo da decenni. Nessun governo ha mai avuto il coraggio di intraprendere questa campagna, senza dubbio poi naturalmente osteggiata anche dalle istituzioni europee. Su questo tema, la riduzione della pressione fiscale, appunto, i partiti che appoggiano l'attuale governo in campagna elettorale hanno fatto importanti promesse. E allora, insomma, tra un anno vedremo se saranno state mantenute.